Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 23 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Mente concentrata sul lavoro. Impegnatissimi col lavoro, che vi prende mentalmente, assorbendo tutte le vostre energie, come ogni sabato accelerate per tenervi libero il weekend, arrivando a sera stravolti. Inevitabile che l'amore scivoli nelle retrovie. E se il rapporto è consolidato da anni, la cosa passa quasi inosservata, ma se è ancora in rodaggio, con una persona appena conosciuta, la vostra apparente distrazione, sotto tiro di Marte in quadratura, può giungere a innescare un litigio. Più saggi i vostri figli, abituati ai vostri impegni e al super lavoro che vi fa arrivare a casa già spappolati. Troppo stanchi anche per giocare con loro o dare un'occhiata ai compiti svolti. Tuttavia vi stimano, un genitore così importante non è da tutti. Il rapporto d'amore purtroppo è con una persona non molto solida economicamente, spendaccione o con evidenti sofferenze finanziarie. Rimorsi e sensi di colpa potrebbero funestare le vostre giornate, ripensamenti e inquietudine. Il vostro partner ha un rapporto conflittuale con voi e bisogna assolutamente che voi comprendiate la sua situazione e lo aiutiate. Avrai un atteggiamento insicuro e dovrai riflettere molto prima di agire. Evita l'istinto. Momento favorevole per iniziare nuove cose. La casa sarà importante. Ti piacerà consigliare e aiutare gli altri e sarai alla ricerca di nuovi stimoli. Siete convinti davvero che nessuno degli obiettivi che vi eravate prefissati siano stati raggiunti o raggiungibili? Siete con il vento a vostro favore perché Marte e Giove vi sostengono, ma hanno bisogno della vostra fiducia e speranza. Sarà meglio evitare gli eccessi, soprattutto con le bevande alcoliche e con il cibo. Urano ti farà agitare per niente. Cura la salute e trova il tempo per riposare. Una notizia arrivata da molto lontano potrebbe darvi la giusta spinta per riprendere le redini di una situazione accantonata da tempo. Non abbiate fretta nel concludere e non dite subito di sì, prendetevi il tempo necessario e decidete davvero secondo il vostro cuore ma assistito dalla mente. La decisione che vi si para incontro è troppo importante per essere presa superficialmente. C'è chi avete mandato fuori di testa e non ha il coraggio di dichiararsi. Forse vi vede troppo lontano o è soltanto timido. Che ne direste di scendere da quello scalino sul quale siete saliti? Accetta i consigli di chi ha più esperienza e vedrai che sarai ricompensata. Incontrerai un vecchio amore del passato ma non farti travolgere dalla malinconia. Potresti pentirtene. Giornata grama e difficile per chi lavora in ufficio. Il pomeriggio sarà offuscato da colleghi pedanti e superiori arroganti. In serata potreste trovare conforto tra le braccia del vostro partner o nella compagnia di amici sinceri. Transiti planetari soddisfacenti in questa giornata di quasi fine settembre. È vero che Mercurio vi dà un lieve disturbo trovandosi nella bilancia. Niente di preoccupante, ma potrete assistere a un lieve calo di vitalità e all'insorgere di stanchezze preautunnali se siete nati nella seconda decade. Per fortuna Giove transita invece nel segno amico del Toro e vi ricompensa con la serenità familiare e le soddisfazioni affettive. Molto buone le funzioni notturne con sonni riposanti e sogni rivelatori che aiutano a sciogliere piccoli enigmi quotidiani. Luna staccano vista in Sagittario in sesta casa, queste almeno le sue intenzioni, darsi un grande affare per tagliare i tempi e correre via a festeggiare l'inizio dell'autunno nella casetta di campagna o ospiti da amici al mare, in tutte le stagioni la natura è e rimarrà il vostro grande amore, in perfetto accordo con il Sole e con Nettuno, entrambi in posizione armonica. Da ricordare che oggi si celebra la giornata senza auto. Perciò la gita organizzatevela in pullman o in treno, sarà un piacevole diversivo, oltretutto meno dispendioso, un favore al vostro portafoglio, un altro alla madre terra, che potrà finalmente respirare per una giornata e con lei tutti quanti. Amore ed Eros. Pappa e ciccia con il partner, anche dopo decenni di rapporto l'attrazione, la complicità e l'affetto restano immutati.
Nell'amato bene vedete una persona di enorme statura morale, bella e dolce anche se non lo è più di tutti gli altri, ma ai vostri occhi è un vero tesoro, la persona migliore del mondo e il fatto che sia capitata proprio a voi lo reputate una fortuna. Siete single? Plutone continua ad essere ostile dal segno del Capricorno, specie per la terza decade e vi rende ora non tanto comunicativi nell'ambiente sociale che vi circonda. Ma voi siate propositivi. Se siete in coppia, dal Leone Venere, vostro autentico nome tutelare, vi colpisce al cuore e espande la vostra naturale tendenza al romanticismo. L'avvicinamento al partner avviene in modo dolce, partecipe, naturale. Se invece siete ragazzi, arrivano strepitosi colpi di fulmine che vi stupiscono, specie se nati dal 2 al 7 luglio. Chi nasce dal 18 al 22 luglio non sia troppo impulsivo nelle conquiste, si ricordi che Plutone è sempre imbronciato. Lavoro e denaro? Alla grande contatti e trattative, molto fa la fortuna ma un pochino anche il vostro charme. Sguardo profondo e accattivante, voce dolce ma convincente, in più un bell'aspetto e un abbigliamento adeguato, perché sul lavoro anche l'abito fa il monaco. Mercurio in ottimo aspetto, promette balzi in avanti sorprendenti della carriera, specie se siete nati nella prima decade. Successi strepitosi arridono scienziati e giornalisti, opinionisti e persone che hanno a che fare con i social media e i computer. Benessere. Protetti, sul piano fisico, mentale e animico, godetevi questo magnifico momento e andate sicuri nella vita. Questo non significa adottare comportamenti eccessivi o scombinati. Armonia sarà la linea da seguire. Colori da indossare, tutte le gradazioni del rosa e del lilla, che ingentiliscono l'animo e vi rendono più disponibili al rapporto con gli altri. Per lei, innamoramento e distanza non vanno d'accordo, questo almeno è quanto afferma la ragione, ma il cuore la pensa diversamente, viaggiando nello spazio alla velocità della luce. Per lui, giornata piena sul lavoro e nonostante vi costi un certo sforzo, trascinati dagli amici anche una notte vitaiola, attenti a non perdere tutti i benefici guadagnati in vacanza. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.